Un altro pezzo da 90 di quel ciclismo anni 60-70, un altro pezzo da 90 della Philotex Roberto Poggiali, due stagioni, due stagioni di altissimo livello. Eri già un corridore esperto, eh, maturo. Eh, fossi chiamato proprio per questo perché c'era da aiutare Francesco Moser e sono stati appunto due anni straordinari culminati con quel tour maglia bianca, maglia gialla, ottimi piazzamenti in classifica. Insomma, due anni intensi, veri, belli. Sì, Francesco mi volle come mi volle Bartolozzi e come mi volle Giorgio Vannucci. Io avevo già fatto 11 giri d'Italia a quel punto, e mi, mi contrattarono e fui contento di andarci. Tanto per Valdemaro, che abitava qui a Scandicci e che lo ricordo. Immensamente, è stato, per me è stato un vero amico e poi perché con Moser era nata una certa amicizia: eh, tutti dicevano che sarebbe diventato un grosso corridore e eh, lo pensavo anch'io. Magari poi a certi momenti si è anche superato, onestamente, rispetto a quello che ho pensato. E ho passato un bel periodo: un bel periodo, due anni con dei bravi compagni di squadra, abbiamo fatto delle belle cose. È un periodo che, che ricordo volentieri. Tra l'altro, con Francesco avevi già avuto eh, l'onore di conoscerlo perché ti aveva battuto nella tappa di Firenze del Giro d'Italia del '73, in un'annata non facile per Francesco. Però appunto Francesco aveva capito eh, già, già lì qual era il tuo valore, ti conosceva e quindi il, il passaggio fu quasi fisiologico, possiamo dire? Sì. Io poi alla San Montana, quell'anno lì era andato anche bene, avevo vinto. Un una tappa al Giro di Puglia, avevo fatto dei risultati e quel Giro d'Italia eh, puntava a quella tappa, si partiva da Bolsena, il finale era nel Chianti, da Poggi Radda e poi si veniva all'Impruneta, passando da Panzano fino a Firenze alle Cascine. E siamo arrivati in tre, più in quattro veramente, ma uno si è staccato all'ultimo chilometro, uno spagnolo. C'era Fuente, Moser e io. E, e niente, io ero convinto di poter vincere perché in quel momento... Stavo andando bene, avevo una bella gamba, come si vuol dire nel ciclismo. e Francesco non era il Francesco che poi abbiamo conosciuto, eh? onestamente, come hai detto tu prima, quell'anno avevate qualche problemino. Tant'è vero, poi dopo il Giro Italia si fermò per tutta la stagione: fu operato alle tonsille, aveva un'infezione nel sangue. Sì, siamo arrivati alle cascine e io, purtroppo, per me, ho perso di poco, ma ho perso. E ha vinto lui. E da quel giorno è nata una certa amicizia, anche se poi ci furono delle voci, che, che insomma l'avevo lasciato vincere e poi era andato con lui sicché sì questo confermò eh, quello che la gente pensava. Mentre invece, ora a questo punto, dopo 40 anni, posso dire che abbiamo fatto la volata pulita e, e ho perso e eh, questa è una bella chicca che ci regali, eh, Roberto. Eh, abbiamo parlato di Filotex in senso di grande squadra, grande organizzazione in un contesto familiare. Sì, c'era Valdemaro che sapeva tenere il gruppo, lo dimostra il fatto che era diventato molto famoso, diciamo, fra virgolette, eh, con la faccenda di, di Pitossi. Franco era stato un corridore che all'inizio a gestirlo con il problema del cuore era stato anche un po' difficile invece Valdemaro da buon direttore sportivo, da buon diplomatico si può dire, era riuscito a mettere in piedi una bella squadra e di tanti ragazzi che avevano fiducia in Franco e Franco aveva fiducia in lui e la Filotesi in quegli anni era una squadra che girava tutta intorno a, a, a Franco Bitossi, anche se poi c'erano corridori come Marcello Bergamo dalla Torre, Ugo Colombo c'è passato Zilioli, ci sono stati degli ottimi corridori ma la squadra era nata per Franco e hanno vinto quello che c'era da vincere sinceramente poi dopo uscito Franco hanno preso Francesco Moser e sono andato anch'io insieme poi c'erano dei corridori come Fuchs e Ritter avevamo una squadra importante e lo avete dimostrato perché non vi siete fatti mancare niente sì, sinceramente abbiamo fatto un tour, io ne avevo belle fatti tre, ho fatto anche il tour del 75 e Francesco si è comportato bene perché vince il prologo davanti a Merse e Merse ci rimase talmente male finché non gli tolse la maglia, dopo una settimana riuscì a toglierla, e Francesco vince la maglia bianca dei giovani, vince una tappa in volata mi sembra la settima o l'ottava, e comunque. La squadra girò bene, io ebbi un buon periodo con il giro di Francia lì, arrivai secondo ad una tappa, la tappa dell'Abisque, de e si faceva, eh, si arrivava a Po, e vinse Gimondi, e io arrivai secondo, insomma sì, fu un bel giro, un bel giro di Francia, fu finto da, da, da Tevenet eh, veramente si può dire a distanza di anni che Merx ha perso quel tour perché ha consumato troppa energia nella prima settimana? Ma si può dire che cominciava a non essere più lo stesso, Difatti, di fatti, il crollo. Che ebbe lì dal tour non si è più ripreso e gli ultimi due anni che ancora fece eh, non era che fosse il Merse che tutti si conosceva ecco. sì, noi della Filotes quell'anno abbiamo avuto anche una bella stagione, tutta la squadra ha funzionato che la Filotes poi era diventata una famiglia perché Valdemaro Bartolozzi riusciva a tenere tutti compatti e abbiamo fatto degli acquisti importanti è venuto Bortolotto che in salita era un pezzo forte e di conseguenza la squadra della Filotex bisogna dare atto che era gestita bene da tutti i proprietari. Chiudiamo con l'aspetto spirituale, tant'è che ancora oggi vi ritrovate lì, purtroppo anche quest'anno la festa delle glorie del ciclismo non si farà per i problemi della pandemia, eh, e, però il ritrovo Filotex c'è cioè sempre stato, segno proprio che veramente è, è un qualcosa di speciale, è stato un qualcosa di speciale questa squadra. Sì, la Tonde la chiamano la festa della famiglia perché proprio è dedicata a un ritrovo fra i ciclisti. Era nata per stare solo noi della Filotes, poi l'hanno allargata anche altri ed è diventata proprio una festa e un ritrovo che ci fa piacere perché oltre al telefono è molto difficile ritrovarsi, invece in quell'occasione ci troviamo in tanti e qualcuno è tanti anni che non ci si vede ed è molto bello e molto piacevole fare tutto questo.